Credo che nessuno a questo mondo si aspetti di svegliarsi un mattino e ritrovarsi nel bel mezzo di una guerra fra due organizzazioni segrete. Non io, almeno. Ma eccomi qua. Da un lato ci sono i Templari, meglio noti al giorno d'oggi come Abstergo Industries. Vogliono controllare ogni cosa. Politica, economia, tecnologia. Non si fermeranno finché non ci avranno soggiogati tutti. Letteralmente. Contro di loro si battono gli assassini, un gruppo votato alla difesa del libero arbitrio dell'umanità. Io sono nato nella confraternita. Alcune settimane fa i Templari mi hanno trovato e fatto prigioniero. Mi hanno legato a una macchina e costretto a lavorare per loro. La chiamano Animus. È lì che ho passato gran parte del tempo. A rivivere i ricordi dei miei antenati, a scoprire vite intere racchiuse nel profondo del mio DNA. Prima ho ripercorso la vita di Altair ibn Lahad, un assassino delle crociate. I Templari volevano trovare qualcosa chiamato Frutto dell'Eden, un antico manufatto in grado di piegare chiunque a loro volere. Pensavano di aver ottenuto quello che stavano cercando. Così hanno deciso che ero diventato inutile. Ma Lucy mi ha salvato. Lucy, quando tutto sembrava volgere al peggio, si è rivelata un'assassina e mi ha aiutato a fuggire. Speravo che fosse la fine delle mie disavventure, ma eravamo solo all'inizio. Sono ritornato nell'Animus. Ora sto rivivendo i ricordi di Ezio Auditore da Firenze, un mio antenato del Rinascimento, alla ricerca di una via da seguire. Grazie all'effetto osmosi sto diventando un assassino non soltanto di nome. Mi tornerà comodo, visto che i Templari vogliono ridurci tutti in schiavi. Ci hanno trovato. Hanno fatto irruzione nel nostro rifugio, ora siamo in cerca di un posto sicuro. Solo che non ce n'è e il tempo stringe. Mi chiamo Desmond Miles e questa è la mia storia. Auditore mi ha condotto fin qui. Rebecca, che succede? Devo fare qualche verifica, torno subito. Desmond, non capisco. Ti prego, aspetta. Ho così tante domande.